Sara. Ma per chiedere di sposarmi a Sara Esposito e a Parigi ce ne ho messo di tempo. Ora vi racconto tutto. Buongiorno. Lei è Sara e tra poco verrà brutalmente bendata e portata in un posto che nessuno conosce. E dico nessuno. Il viaggio comincia ora, siete gasati? Eh no, la destinazione non è Parigi, o almeno non solo. Gasatissimo. Oh, brava. Sì, ormai lo sapete che la destinazione è Parigi, ma non sapete tutto quello che faremo prima di Parigi ed è incredibile. Durante il viaggio prenderemo qualsiasi mezzo di trasporto, ma la prima meta si raggiunge semplicemente in auto. Oh, ma questo è russo. Lui, sai che canzone si sta ascoltando in questo momento? Mentre siamo in macchina, Sara cerca di captare tutti gli indizi che può solo per capire dove siamo. Allora, no, dimmi solo una cosa, fermo basta, dimmi solo una cosa sincera. Dopo la macchina c'è un altro mezzo che dobbiamo prendere? Sì. Ok, secondo me prendiamo l'elicottero. Dove stiamo andando? Incredibile, come ancora non ha capito un cazzo. Ma un momento, i genitori di Sara? Neanche loro sanno nulla. Si sono fidati di me completamente. Che patatini. Sanno solo che ho in mente di fare un viaggio sorprese. Sarà il più incredibile di sempre. E anche il più costoso. Stop, perché qui stiamo veramente esagerando. Ma ora fermi, perché finalmente dopo 3 ore di viaggio siamo arrivati. Siamo in un posto un po' strano, eh? Sì. Stiamo varcando la dogana per entrare in un altro paese. E tra pochi secondi... Wow! Porco! Wow! Che figata, raga. Apri il tuo telefono. Ok, benvenuto in Francia. Avevo azzeccato! Oddio, azzeccato un po' un parolone. Secondo me, siamo girati una casa sul mare. Posso dire, siamo sulle montagne e prima di partire capo mi fa, portati via i vestiti easy. Ho sbagliato? Lei pensa di sì, ma fa tutto parte del piano, perché in realtà i vestiti sono con noi nel bagagliaio dell'auto. Tutto l'arsenale carico in macchina. Sai che sono gasata? Adesso sì, Let's go, let's go. Siamo appena scesi dalla macchina e siamo arrivati in un posto strano. Ma ancora Sara non sa perché siamo qui, cosa dobbiamo fare. Coffee for everybody. Coffee. Entriamo in un bar a fare colazione mentre tutti quanti mangiano. Sarà buono questo cookie? Buono questo cookie. Complimenti per la selezione. Io di nascosto parlo col cameriere e gli chiedo qualcosa. We wanna ski like for one day. Yeah? Where do today? Yeah. Where do like a rent ski? Yeah, you can rent the ski just on the corner there. Il cameriere ci manda dall'altro lato della strada in un locale che fa il caso nostro, che è proprio dove ci dirigiamo. E questo è il momento in cui Sara capisce cosa stiamo per fare adesso. Allora? Perché la cosa veramente incredibile è che prima di arrivare, mentre eravamo in auto, vorrei andare a sciare. Buongiorno papi, si va a sciare. Pronta? Questa qui è tutta la tua roba da sci. Mamma mia, dai, il modo comincia. È tempo di andare a sciare, cambiamoci. Stop, bro, ma c'è un parco cazzo di problemi. Ma speriamo che non passi nessuno, sto dire. Madonna, se ce la spingiamo oggi. Questa qui sarebbe la pista dove andremo dopo. Direi che è il momento di andare con i bambini prima. E nel frattempo chiamiamo Zerbi, suo fratello, che non ne ha idea di dove stiamo andando come nessun altro. Pronto? Guarda dove siamo. Metti il video, metti il video. Assurdo, eh. Stiamo sciando. Io siamo in Francia a sciare. Siamo in Francia, guarda. Ora papi il trenino, guarda che bellino. Sei gasata, Espo? Sei gasata? Dopo arriva sopra, eh? Certo, appena faccio pratica. E neanche il tempo di iniziare la lezione. No! Eccola, prima caduta, la prima delle tante. Un uovo. Un uovo. Allora, sono le 12.30, io non ho ancora il mio bombardino, ma in compenso mi sono infilato un palo tra le chiappe. Chiaramente l'espo anche il suo di palo. Guardala come scodinzola. E così Sara piano piano impara a sciare. Guardala come se la va nella prima discesina della Espo. La prima discesina della Espo. Tu mi porti su. E poi guardala come se la va. Brava Espo. Ma ora è il momento del livello successivo. Dai, giù. Posso? Tira giù. Tira giù. A posto. Ed è proprio qui che Sara perde completamente il controllo.
Almeno non sono caduta, eh. Brava, cazzo. A livello di cadute, stop, a livello di cadute come si è messo? Tu allora, ne hai due? Io ne ho fatte due. Solo due? Ti prendono pure per i culo gli istruttori. Ah, la botte di una saretta. No, vabbè, Sara, questa roba è incredibile. Aspetta che non riesco, che c'è... Brava, ok, ok, ok. No, no, no. Considerando quella da fermo, siamo tre. Io ne ho fatto tre. Siamo tre. Tre cadute per l'Expo, zero per il capitano. Beh, diciamo che anch'io ne dico di stronzate. Opla. Ti dico solo che non ho visto la rete, l'ho presa in pieno. Ma prima di andare alla prossima attività, un bel drinketto, ce lo meritiamo tutto. How is it called? Je ne pime. Je ne pime. Alla tu. E lo sapete quanto è costato questo? Je ne pime. Ben 65 euro. E fa pure schifo. Ma tra un drink e l'altro mi sono dimenticato che sta per partire il bus. Stiamo andando alla prossima tappa. Sono le 6.18, alle 6.30 parte. Raga, ho veramente tanta paura, posso dirlo io? Okay, allora, lascio la valigia qui. Dove andiamo? Non so. Col bus. Quante ore di bus sono? 4-5. No, ma non... Allora, diciamo che la situazione sul Flixbus è più complicata di quello che pensassi. È clamoroso. Paura. Il tipo di fianco sarà sta scrivendo in arabo. Ma questa volta purtroppo il viaggio è stato rovinato da una grandissima bastarda. Ha letteralmente spoilerato dove stiamo andando a Sara. Sono esattamente le 7 di sera e stiamo andando in aeroporto. Cristo Dio. Non so se partiamo stanotte. Io non ti dico niente. Quindi Sara sa solo che andiamo in aeroporto. La sorpresa sulla seconda tappa ancora non è stata svelata. Oh Cristo. Ma che cazzo. Benvenuto. No, ok, non c'è una tipa nuda in aeroporto, è solamente l'hotel dove soggiorniamo stanotte. Il volo partirà alle 6 del mattino. Ma giusto per farvi capire dove siamo in questo momento, a Ginevra, in Svizzera. Comunque, allora, nessuno di noi due ha mai visto l'hotel, ma secondo me è una hit. È una merda. No, veramente. Ma che No, stop, fermi tu. No. Ma che cazzo di stanza è? Io sono claustrofobica, perché l'ansia qui dentro, eh. Ma bello che pure detto, perché da fuori mi sembrava figo l'hotel. Stanza che però avremmo usato poco, perché alle 5.40 siamo davanti al big tabellone, ok? Io ho visto il volo. Visto? Sì. Aspetta, sono stata Lisbona. Brava! No, noi abbiamo l'imbarco tra 25 minuti. Guarda che cazzo di casino. No, è un disastro. No, stop, porta questa qui. Una fila interminabile, ci sono almeno 100 persone prima di noi. Non possiamo perdere l'aereo. Insomma, sai che non ce la facciamo, secondo me. E dopo una coda enorme davanti a noi e tutto questo ritardo, cos'altro può andare storto? Questa non ci voleva. Sono lì così dentro. Ah, saranno i 20.000 trucchi del cazzo. È vero. 20.000 trucchi. No, i trucchi alla fine li ha tenuti, ma non è importante, dobbiamo muoverci, l'aereo parte tra pochissimo. Quindi già ti ricordo che era Barcellona. Beh, questo è un altro viaggio che arriva se ti iscrivi al canale, perché Sara sta per scoprire la città in cui stiamo per andare. Ma la serie in cui bendo un influencer, lo porto da qualche parte senza che lui sappia nulla e nessun altro, la voglio far andare avanti, prossimo episodio. Lo porterò sopra ai 500.000 iscritti, quindi iscriviti a questo canale. Voglio fare un altro episodio. Così cos'è? Paris. Ma veramente? Ma stop. Tu non hai capito che cazzo faremo a Parigi. È folle. Ma tu sei folle. È folle. E voilà, siamo a Parigi. Guarda che mondo parigino. Oh, sono proprio curioso. Parigi è veramente una favola, una delle città più belle che abbia mai visto. Peccato che però con i prezzi non ci sa proprio fare. 5 euro. Poco riesco comunque, è un botto. Mi sono pure uno spazzolino. 3,80 euro. E aspettate, perché stiamo per noleggiare l'auto. Lì veramente, cioè, saranno dolori. La situazione è gravissima. È veramente un problema enorme. Questo qui è il prezzo della macchina e questo qui è il deposito che dobbiamo dargli. Dico solo che il tipo ha detto wow. Quando ci ha detto... E io ho detto in Italia gli sei p***o.
io. Stop, perché qui stiamo veramente esagerando. Stiamo veramente esagerando. Allora, ci hanno detto che la macchina è una MG. Io non so che cosa, quindi ho cercato su Google. Questa è l'MG. Però, stop, anche questa è l'MG. Se girano queste, io giuro faccio un casino, faccio un disastro. Diciamo che siamo stati fortunati. Oh, bravo, papi, è questa qui. Sì. Butta via, non è male. È 48, è la nostra. È proprio cucciolina questa macchina. Oh, bravo. Quanta tecnologia qui. Drive. Ok. Oh, bravo. Ah. Che figata. Vai. Sì, vai, bro, che okay, qua non capisco di come si guida sta roba. Ok. Vai. Ok. Che figata. E in un attimo si vola verso Parigi. Che sono testa in giù e non so che giorno. 30 minuti di auto e arriviamo in uno dei luoghi più incredibili in cui Sara sognava di andare da quando era bambina. Da di là, l'ho già visto. No, l'hai visto. L'ho già visto. Assurdo. Non ci credo. Bellissimo, Ma l'hai utilizzato stamattina quando te l'ho detto? No, l'hai utilizzato già da tanto. È un pezzo che ho anche i biglietti stampati. Ma veramente? Sì. Cioè tu non sapevi che io volevo andare a Disneyland Paris? Mi avevi portato così? Sì. Bienvenuto a Disneyland Paris. Siamo arrivati. A Disneyland Paris. E sai qual è il bello? Che non c'è neanche fila. Allora io non ho la minima idea, io non conosco un'attrazione Disneyland. Una, Una. Stop. L'Hollywood Tower. Questa qui sai perché la conosco? Perché? Ciccio Gamer ha perso il telefono. Ha perso il telefono? Sì, ha perso il telefono. Andiamo più avanti, mamma. L'Espa è tutta contenta. Ma non l'Espa come contenta? Qua c'è un bel castello di merda. Qua c'è un altro. È finito il parco. E devo dire che Disneyland è pieno di gente particolare. Purtroppo la vostra influencer preferita potrebbe avere breve vita, perché abbiamo trovato i competitor giusti per lei. Cristo Dio. Eccoli. No, stavo aspettando questo perché sta girando la tuba. Aspetta, lasciamogli finire il balletto. Guys, she a famous TikToker. She's a famous TikToker. Okay, hello, hi. Hello, show. No, dai. Oh, wow. She wanna make a TikTok with you. Mancano ancora un sacco di cose che dobbiamo fare, ma l'hotel lo dovete vedere perché è incredibile. Siamo tornati a Parigi e Sara ha perso le orecchiette. Allora, stop. L'hotel è uno di questi qua. L'hotel è dietro di noi, devi cercare di capire quale. Ma ti dico veramente? Te lo giuro. Ti dico solo che è difficilissimo capire dove ed è anche un po' nascosto. Ok, allora secondo me è quello lì. Ok. Mi è caduto questo nella piscia. Annusa. Che dici? Annusa. No, Cristo Dio. Provaci. No, porco Diaz, ma dove cazzo sei andata? Tu l'hai fatto cadere. Ma ho pisciato io qui prima. Stiamo andando in questa direzione. Ho indovinato. Dici che è quello là? È per forza. Certo, è per forza quello. Però, peccato che noi andremo a sinistra. Stop. Un altro sotto. Per favore. Perché la tua pisciata di gatto? Sì. Fa piacere perché tra tutti. Porco Dio, che puzza di merda, Sara, ma fai 2 metri più in là, per favore. Madonna, veramente. Ma... No, no, è incredibile. Stop. Aspetta, non dirmi. Mi fa veramente piacere. Non dirmi che l'hotel è questo qui sul lago. Potrebbe. Potrebbe essere questo. Ma hai sgamato. Cattiamo 2 metri. Complimentoni. Guarda che bellino che è. Oh, fighissima sta roba, eh. Io voglio vedere le camere, perché secondo me le camere danno direttamente sul fiume. Eh sì. Opla, papi, il tortellino. Wow. Assurdo. Stop. Cioè, sarà letteralmente. E questo è solo il corridoio dell'hotel. Aspettate di vedere la camera. Non allora, ti vedo convinta. Allora. Ok, no, è bella. No, è bella, ma non è grande. È piccolina. Fai vedere. Però. Porco Diaz. No, stop, c'è un problema. Com'è la doccia? No, stop, Sara, c'è un problema enorme, però. Porco Diaz. Diciamo che hai preso tipo la stanza. No, vabbè, questo per trovare. No, ragazzi. Questo? Sì, va bene, quello, ma porco Dio, ma che cazzo? Vediamo il bagno almeno. Ah, ok. C'è una stanza dedicata al cesso. Praticamente, chiaramente non c'è il bidet perché siamo in Francia. Madonna, sti francesi. Stop. Madonna, no, questa è la vera figata. Stop, questa è la vera figata. No, bellissimo. Bellissimo. Che roba assurda. È incredibile. Ma ancora più incredibile sarà quello che faremo oggi. Ancora distrutti dopo ieri sera. Stiamo esagerando. C'è un problema enorme. Allora io gli ho chiesto un croissant e un po' di cioccolato.
La tipa mi ha iniziato a imbastire in francese, mi ha detto un miliardo di cose, non ci ho capito niente. Io ho detto yes, yes, oui, 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 oui. È arrivata sta roba. Porco yes. Il pane col burro, la mamma. E questo qui dovrebbe essere un cappuccino. Sapete qual è il problema? Che mi ha mandato il cucchiaino che era inserito dentro la tazza. Era così ripieno di cappuccino. L'ho dovuto pulire col tovagliolo, un disastro. Fatta la colazione, stiamo andando in una delle tappe più curiose di Parigi. Iniziamo. Ok, ma dimmi che non me lo Siamo finiti nelle catacombe, che da quel che so sono delle tombe in cui c'è sepolta la gente. Guarda, guarda che roba assurda. Guarda che sono bellissime. Poi sono 300 chilometri. Ma cosa vuol dire 300 chilometri? È tantissimo. È tipo da Riccione a Milano. E sono tutti tunnel, tutti scavati così. Cioè c'è gente che si diverte illegalmente a girare. Sì. Pensate che l'organizzazione iniziale era molto più estrema. Io ho conosciuto un tipo che ci avrebbe portato illegalmente sotto alle zone proibite delle catacombe. Tranquilli, perché se vi iscrivete vedrete questo video, perché sto per tornare a Parigi per entrare in quelle catacombe, quelle pericolose. Stai avendo ansia? No, perché io so che ci perdiamo. Ma come facciamo a perderci? C'è letteralmente una strada. Non prende internet, ti male. No, non credo proprio. Guarda. Questa roba. Cos'è sto rumore che sentiamo? Mi sto cagando troppo. Dai, è un tunnel dritto. Dai, vieni qui. Non sto scherzando, sono troppo registrato. Pensa che letteralmente qui potrebbe esserci sepolta gente. Guarda che roba. Ma non abbiamo capito ancora effettivamente dove siamo. Cioè, perché esistono queste catacombe? Taken stand out. Che c'era qui è stata portata su per costruire quello che ora vedi a Parigi, e le ossa della gente nei cimiteri. No, raga. Esattamente queste. Vabbè, stavo dicendo che sono state. Qualcosa, non puoi toccare uno scheletro. Sono state messe qui. Guardala. Qui è da dove entri, ok, esatto. Nelle catacombe illegali tu entri così. Però c'è una scala. C'è una scala, sì. Entri da qui e c'è una scala. E queste erano le catacombe, la terza tappa del nostro viaggio. Ma ora tenetevi forte, perché stiamo andando nel pezzo veramente grosso di questo viaggio. La tappa in cui chiederò a Sara di s***armi. Come se la balla la Espo. Lei è gasatissima, ma non ne ha idea di quello che le aspetta. E non sa che stiamo per andare in uno dei posti più iconici di Parigi. Oh! Wow, wow, è enorme. For me. Sara. Samuele. Ok, in Paris, ready? 2, 1, let's go. 2, 3. Porco Dio. Oh, ti posso dire, ti posso dire che non è male. L'avevi visto bene, l'avevi visto bene. Let's make it 30 and we're good. 10 more please. Come on bro, come on. Ok, no problem. Bye. Bye. Si è offeso, poverino, dopo aver fatto questo esame di... No. Io l'ho visto, ma tu devi vedere la mia faccia quando andavo con la merda. Ma che cazzo è? Cos'è che vuoi fare? Fai un tiktokino. Ho un tiktokino. Cioè, la cosa che dovevamo fare è... la facciamo ora qua. Con la scusa di fare una clip per un video, tutto pieno di ansia, inizio a preparare le cam per riprendere al meglio tutto l'avvenimento. Cazzo, stra agitato, giuro. E attacco un discorso infinito. Cosa ne pensi di questa, cioè di questo viaggetto? È stata una cosa carina. Ok. Che oltre al video, secondo me, è stato un bel viaggio. Sei comunque una persona con cui ti fa avere un po' di soddisfazione. Sai, davanti a questa bellissima torre, davanti a questo panorama fantastico, io ti chiedo, Sara, ti vuoi spostare? Non vedo un c***o, sei davanti alla Torre Eiffel. Sì, 3 giorni di lungo viaggio a sciare, in bus, a Ginevra, in aeroporto, a Disneyland, alle catacombe, a Parigi, alla Torre Eiffel, solo per fare sta cagata. E non sapete quanto sono contento. Iscriviti per altre cagate.